molto molto piacevole per un allenatore. Il computer rossonero funziona a meraviglia, sforna due gol, due pali e tanti dati interessanti sotto forma di schemi nuovi e ritrovati. L'officina Granati invece non riesce ad aggiustare un motore che sembra rombare solo il mercoledì di Coppa. Così tre della vecchia guardia milanista, Tassotti, Ancelotti e Gullit, si scatenano verso la porta di Marchegiani che tocca sul palo il colpo da bowling di Van Basten. Solo Albertini ha il fiato corto dopo il lungo stop, mentre i compagni si divertono a inventare triangoli e combinazioni volanti sempre più veloci. E dunque il momento del gol di Gullit, il quinto stagionale, un gol segnato con quel ginocchio che tante volte ha rischiato di accorciargli la carriera. Che coincidenza, eh? Berlusconi ha detto che è stato un capolavoro. Ma all'inizio... Di ginocchio. Sì, perché non avevo altra scelta, no? Non poteva restare al pallone per tirare, ho dovuto reagire in un secondo e preso con il ginocchio. Ti ha preso proprio in contropiede tutti e non ho neanche visto entrare in porta. Dal sorriso di Marchegiani alla tristezza di un Torino leggero e in difficoltà soprattutto a centrocampo. Vasquez fuori misura, Scifo tecnico ma lento e davanti Lentini che non riesce a scavalcare Maldini e Bresciani solo e privo di palle utili e magari dell'appoggio di Casagrande in panchina. Ma Mondonico fa finta di non preoccuparsi. Penso a un Torino che aveva l'idea fissa mercoledì in questa gara con la EK e perciò magari la differenza che chiaramente esiste tra le due squadre è stata messa più in evidenza. Altre volte siamo riusciti a mascherare situazioni magari più difficili di quelle che oggi con determinati stimoli. È chiaro che questi stimoli forse erano troppo impegnati per la gara di mercoledì. Per il Torino è anche pomeriggio iellato e infatti Marchegiani si contrae una coscia e a inizio ripresa di Fusco ha la sfortuna di subire il raddoppio di Massaro 1 minuto e 46 secondi dopo l'ingresso fra i pali. La partita in pratica finisce qui e dunque ricordiamo che Donadoni sostituisce Vani acciaccato e più tardi Cornacchini rileverà Massaro. E ancora l'unica occasione dei piemontesi, Lentini sciupa di testa e la manina di Di Fusco su Gullit. Ed ora una curiosità, Tassotti spiega perché oggi è tornato all'antico. E con Gullit davanti chiaramente che è più attaccante dei vari Colombo, Fuser, Carbone che avevo prima, devo comportarmi in un'altra maniera. Oggi il mister mi aveva chiesto di ripropormi in attacco per cercare di portare Martin Vasquez nella parte in cui è meno capace, visto che è più bravo ad offendere che a difendere, io ho cercato di farlo. Per la lotta a scudetto Capello teme ancora il Napoli. Bisogna dire che questa Juventus ha fatto un risultato importante contro l'Inter, però il Napoli mi sembra che questa settimana tre partite, 10 gol, bisogna stare attenti. Ma chi teme Berlusconi? Ma fra Agnelli, Trapattoni, Baggio, Schillaci, Casiraghi. Beh, è tutta una bella compagnia, insomma. Vedremo come andrà a finire. Lei e l'avvocato vi sentite spesso e che cosa vi dite in chiave campionato, in chiave scudetto? È un po' di tempo che stiamo lontani dal discorso calcio. L'avvocato ogni tanto esprime preoccupazioni pubbliche sull'economia, io ribadisco che invece non si ha da essere preoccupati.